c'è questo progetto di riforma del Senato, ecco, la sua posizione, la sua opinione. Quindi è uno svuotamento del Senato. Il Senato sì, il Senato viene sterilizzato, fondamentalmente non potrà occuparsi che di poche materie tendenzialmente legate al rapporto tra lo Stato e l'autonomia. È qualcosa soltanto per pochissime cose, tra cui per esempio le leggi di riforma costituzionale avrà voce in capitolo come seconda Camera vera e propria, però non sarà eletto direttamente dal popolo, ma verrà eletto dai consiglieri regionali e questo qui sostanzialmente lo depotenzia. Ma perché scegliere i consigli regionali e i sindaci? Che logica c'è dietro? Ma la logica è quella di potenziare al massimo la governabilità, a scapito però della rappresentanza anche delle minoranze politiche. Qualcuno parla di progetto neoautoritario, che gliene pare? Sì, allora il progetto neoautoritario è un'espressione molto forte, però purtroppo temo che si possa attagliare al tipo di impostazione che si vuole dare. Lei tenga conto che noi, cioè l'Italia è una repubblica parlamentare, ma prima ancora di essere una repubblica parlamentare, una repubblica costituita sulla base del pensiero liberale, per cui deve essersi bilanciamento tra i poteri. Tutto questo per consentire al governo un po' di fare quello che vuole. Sostanzialmente sì, cioè l'ottica con la quale è presentata è che si otterrebbe un governo che può effettivamente decidere e che può effettivamente governare. Ma a che prezzo? Ma chi si sta opponendo a questo progetto e a questa legge? Ma ci sono praticamente, a parte noi di questo movimento Italia Lavori in Corso, che siamo fuori, diciamo, usciti a suo tempo dal Movimento 5 Stelle, lo stesso Movimento 5 Stelle, FEL, ma anche un certo numero di senatori all'interno di Forza Italia, dell'NCD e anche un discreto numero di senatori all'interno del PD. Prospettive delle prossime settimane su questo tema quali sono? Ma adesso andremo la settimana prossima in aula. Tra l'altro c'è stato un atteggiamento incredibile, per cui le procedure sono state interpretate in modo molto elastico. Lei consideri che hanno fatto il possibile per andare in aula giovedì pomeriggio, quando ancora giovedì non c'era un testo definitivo, impedendo così ai senatori che non avevano partecipato ai lavori della Commissione, perché lavorano in altre commissioni, di conoscere il testo che si sarebbe presentato in aula e quindi anche di predisporre gli emendamenti, cioè di lavorare serenamente. Consideri che stiamo parlando della legge costituzionale, tra l'altro non una legge piccola, ma una legge che sconvolge l'ordinamento precedente. La prossima settimana dovremmo lavorare a questo disegno di legge, però verranno in aula tutti i nodi che in un modo o nell'altro in commissione si è cercato di mettere sotto silenzio. E verranno praticamente, secondo me, il dibattito sarà molto molto interessante, perché tutto quanto in qualche modo è stato, come dire, coperto dalla maggioranza in commissione, che i lavori della commissione non sono pubblici, in aula verrà fuori.